Ciao a tutti, in questo video voglio parlarvi dei 5 errori che si commettono più facilmente quando si compra una carabina per la prima volta. Ci terrei a specificare che non sono un esperto di armi né di carabine, sono solo un appassionato che vuole condividere con voi gli errori che ho commesso quando l'ho comprata per la prima volta, nella speranza che se anche voi decideste di comprarla sapreste come comportarvi e che errori evitare. Il primo errore di cui vi voglio parlare è trattare la carabina come se fosse un giocattolo. Perché magari quando la si compra non ci si rende conto che questa comunque è sempre un'arma, seppur a ridotta capacità offensiva, e non ci si rende conto degli effettivi danni che può provocare. Quando si va a comprare una carabina d'aria compressa, bisogna tenere a mente che si sta comprando un'arma, e quindi ci sono delle procedure di sicurezza che vanno sempre tenute a mente quando la si va ad operare. La carabina deve sempre essere scarica, quindi non deve esserci nessun colpo nella canna. È importante anche che la sicura sia sempre azionata, in questo caso è una sicura davanti al grilletto, ce ne sono altre che hanno la sicura in questo punto qua. Un'idea sbagliata che molte persone hanno, come sono accorto parlando magari con degli amici o con dei conoscenti, è che queste carabine siano come quei fucili magari che si comprano anche dai cinesi, che da soft air, che sparano i pallini arancioni, quindi che hanno appunto una veramente ridotta capacità offensiva, ma in realtà non è così. Queste carabine sparano dei piombini, sono in grado di ferire veramente una persona se colpita nel punto giusto o da una distanza ravvicinata. Quindi è importantissimo che la carabina sia sempre scarica quando non la si deve utilizzare, non va mai puntata verso altre persone o comunque lasciata carica in un punto in cui può essere toccata o può cadere o può comunque ferire qualcuno. Bisogna appunto trattarla come se fosse una vera e propria arma da fuoco. Questo sia per la sicurezza propria che per la sicurezza degli altri. Il secondo errore che si può commettere è quello di non portare con sé la dichiarazione di vendita dell'arma. Questo documento è fondamentale e va sempre tenuto vicino alla carabina, perché se si trasporta la carabina o comunque se si viene fermati mentre la si utilizza, bisogna sempre mostrare questo documento, perché appunto, come dicevo, queste armi non sono giocattoli ma sono armi. Quindi ci vuole una dichiarazione di vendita. Va sempre tenuta con sé insieme alla carabina quando la si trasporta. Il terzo errore che si collega al secondo è quello di non portare in giro la carabina. Cosa intendo? Intendo che molte persone magari quando l'hanno comprata hanno così paura che possano essere fermati o che comunque non si possa trasportare la carabina, che la utilizzano solamente magari nel giardino di casa poche volte, perché non hanno appunto la disponibilità di uno spazio aperto o comunque uno spazio sicuro. L'errore è appunto questo, l'errore è pensare che non si possa trasportare la carabina, perché la carabina, purché venga messa in una custodia o comunque in una scatola che la contenga, chiusa, senza munizioni, può essere trasportata in auto, nel bagagliaio, in treno, ovunque, purché ci sia un motivo giustificato. Se devo portarla dal armaiolo, se devo andare in un punto in cui so che posso sparare, io la posso trasportare. Quindi non bisogna limitarsi nell'utilizzo dell'arma, perché altrimenti non ci si diverte e non si impara nemmeno ad utilizzarla nel modo corretto. Il quarto errore che spesso si commette quando si compra una carabina per la prima volta è quello di comprare una carabina troppo costosa. Cosa voglio dire? È normale che il fatto del costo della carabina dipende anche dalla disponibilità economica che uno ha, per carità, però magari se si compra la carabina per la prima volta, non si è neanche esperti, è inutile comprare una carabina che costa 500-600 euro o anche di più e poi non la si utilizza o comunque non si è capaci. Si può magari comprare una carabina come questa sotto alle 150 euro per imparare, per utilizzarla, per capire come si usa, e poi se si è veramente appassionati magari comprarne qualcuna più costosa o anche da collezione, così da non sprecare i soldi nel primo acquisto e soprattutto se non si è neanche più appassionati di questo sport, diciamo. Il quinto errore di cui voglio parlare è forse anche il più comune, che è quello di non fare manutenzione all'arma. Cosa intendo? Queste parti in metallo presenti in tutte le carabine sono molto suscettibili al sudore e al calore delle mani, e quindi se si vanno a toccare e poi non vengono asciugate o comunque trattate con degli oli, avranno questo evidente segno di ruggine o comunque di deterioramento dovuto appunto al sudore delle mani. Io fortunatamente sono riuscito comunque a recuperarlo un po' qua sulla canna, ma è comunque evidente in questa parte qua finale, e soprattutto se si ha una carabina di alta qualità, come dicevo appunto prima, si rischia di rovinarla per sempre e aver buttato via anche il possibile guadagno nel appunto rivendita della carabina in un futuro.
Quindi bisogna stare attenti appunto a queste cose e evitare appunto di lasciarle senza una pulizia o comunque un trattamento periodico ogni volta che le si utilizza. Bene, per questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto, che possa tornarvi utile. Magari fatemelo sapere nei commenti se avete commesso anche voi questi errori o se magari avete intenzione di comprare una carabina e vi saranno utili. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di lasciare un mi piace a questo video se vi è piaciuto. Lasciatemi anche nei commenti delle critiche o comunque delle vostre idee al riguardo e ci vediamo presto con un nuovo video.